Buongiorno a tutti, si sente, sì. Allora, grazie Lorenzo, grazie ai presenti e grazie a tutti gli organizzatori. Dunque, prima di andare un po' più nello specifico della proposta di legge, piaceva fare un attimo un breve quadro generale. Come diceva Lorenzo, avevo preparato questo, diciamo, breve schema che riassume un po' quelle che sono le principali esperienze di assemblea dei cittadini da un ventennio a questa parte. Non credo Ok, che vada proiettata, magari ve la mostro da lontano per il senso che ha. Sono ovviamente solo alcune delle esperienze, diciamo le più importanti che si concentrano per lo più in Europa, anche se ci sono casi anche a giro per il mondo. Mi viene in mente lo stato di Washington negli USA, lo stato dell'Oregon, sempre negli USA, o la Mongolia. Quindi ecco, anche per andare oltre i confini occidentali, classicamente intesi. La suddivisione penso sia abbastanza importante. Il secondo gruppo sono le assemblee dei cittadini a livello nazionale sui temi climatici, cioè esattamente ciò che la proposta di legge che presentiamo oggi qui nella sua seconda parte chiede. Il terzo gruppo sono le assemblee dei cittadini nazionali su altre tematiche, da tematiche etico-valoriali, tra cui l'eutanasia, penso all'isola di Jersey, l'isola della Manica, lo scorso anno, a tematiche di riforme istituzionali, come riforme costituzionali o della legge elettorale. Terzo gruppo sono le assemblee dei cittadini realizzate a livello locale, quindi o in regioni o soprattutto in città, anche queste su vari temi. Il primo gruppo, e lo lascio per ultimo, è una cosa interessante, cioè sono quelle assemblee dei cittadini che non sono più soltanto un'esperienza una tantum, ma si sono fatte istituzione, cioè sono diventate degli organi permanenti che affiancano gli organi, diciamo, di democrazia elettiva classicamente intesi. Allora, visto che siamo a Roma, mi piaceva iniziare appunto questo intervento con questo elenco, con questa espressione tipica romana che ma de che stiamo a parlare? Perché? Mi piace questa espressione perché per me che non sono romano, l'espressione letterale è di cosa stiamo parlando? Scusa, mi era rimasto, posso rimanere così senza fondo. Di cosa stiamo parlando? Assemblea dei cittadini, penso che più o meno i presenti per la maggior parte sappiano di che cosa stiamo parlando. Si usano tanti termini, quindi è uno strumento di democrazia deliberativa? Sì, è di democrazia partecipativa, uno strumento perché attraverso questa si favorisce la partecipazione. È un processo di democrazia partecipativa? Sì, perché è appunto uno strumento suddiviso in varie fasi, altamente strutturato e quindi è un processo. Ma la cosa più importante è che è un istituto di democrazia deliberativa che in alcuni casi appunto si è fatto addirittura istituzione. Ma l'altro significato dell'espressione romana de che stiamo a parlare è come dire, signori, guardate qui, negli ultimi 20 anni in giro per il mondo e per l'Europa, e nell'Unione Europea in particolare, che cosa è stato fatto? Quindi, siamo di fronte a una crisi da anni, palese dei nostri sistemi democratici rappresentativi classicamente intesi, che è testimoniata non da ultimo da questa, diciamo, crollo tremendo della partecipazione all'ultima tornata elettorale. Allora, le assemblee dei cittadini, la democrazia deliberativa in particolare, rappresentano la panacea? Ovviamente no, forse anche perché una panacea non esiste, no? Non esiste perché il nostro mondo è imperfetto, noi siamo imperfetti, lo saremo per sempre, però rappresentano una soluzione, possono rappresentare una soluzione a questa crisi. Ieri parlavo con un dirigente del PD di una città importante in Italia che mi ha detto: Beh, noi del PD, crediamo molto nella democrazia rappresentativa. E io gli volevo dire: Beh, anche noi. E peraltro, anche su questo, lui con questa espressione intendeva dire: Noi crediamo molto nella democrazia elettiva o elettorale. Va bene. Benissimo, questo niente toglie, sono due binari che vanno paralleli, non si, diciamo, non si prefiggono come obiettivo quello di sostituirlo. Ma le parole sono importanti. Noi tendiamo a definire i nostri sistemi democratici rappresentativi, ma se riflettiamo sul concetto di rappresentatività, cos'è la rappresentatività? Fare quella che è un po' una foto, una fotografia, dare uno specchio, un'immagine della nostra società.
Allora, l'evidenza empirica qual è? È che gli organi elettivi, giusto appunto, sono purtroppo scarsamente rappresentativi. Offrono un'immagine poco rappresentativa della nostra società, mentre gli organi composti da campionamento casuale stratificato come l'Assemblea dei cittadini sono altamente rappresentativi. Il concetto con cui spesso si fa confusione è rappresentanza. Cioè la rappresentanza che nella democrazia elettiva è intesa nel senso di io eletto, no, rispondo a te elettore attraverso tutta una serie di concetti, accountability e quant'altro. E un altro concetto su cui mettere l'attenzione è il concetto stesso di democrazia, concetto che esiste da millenni, dall'antica Grecia, e se ci riflettiamo, i nostri sistemi democratici, il modo in cui noi intendiamo la democrazia, si rifà a architetture disegnate da pensatori come Montesquieu e Rousseau, che oltre a essere tra coloro che comunque parlavano del sorteggio come vero strumento democratico, ma a parte questo, sono persone, vi invito a riflettere, vissute tra i 400 e i 300 anni fa. I nostri sistemi democratici sono disegni che sono intatti, più o meno inalterati, da circa 300 anni. Ora vi chiedo. Quale altro elemento delle nostre società rimane inalterato da 300 anni? Qui siamo a Roma, uno potrebbe dire Pantheon, Colosseo, sì, ma quelle sono opere d'arte, sono cose immutabili nel tempo che tali devono essere, ma la democrazia è il governo della società. Allora può il miglior governo, o il meno peggio, come direbbe qualcuno, modo di governare una società non andare al tempo con l'evoluzione stessa della società? Ovviamente no. Ecco perché bisogna correre ai ripari. E un grande errore che si tende a fare è quello di pensare che le soluzioni possano non essere in qualche modo sistemiche, no? Che si possa ricorrere a dei correttivi del tipo c'è una grandissima crisi della nostra democrazia, la rappresentatività soffre, astensionismo, cosa possiamo fare? Ma mettiamo un collegio uninominale, riformiamo la legge elettorale. Non ci rendiamo conto invece che qui c'è un problema un po' più grave, per così dire, cioè qui c'è un problema di sistema, giusto appunto. È necessario un po' un cambio di paradigma, che ovviamente spaventa perché davanti alla novità tutti siamo un po', no, atterriti, ma invece l'apertura mentale, l'idea che ciò che noi oggi intendiamo come normale, come comune, come eterno, l'idea che non è così, che non sia così, perché in passato non era così e perché anche in altre zone del mondo non è così, ciò che noi oggi intendiamo in un certo modo non è così, altrove non era così tempo fa, in questo periodo poi della guerra, cioè rendiamo conto, no? Che alcuni concetti che abbiamo qua altrove e in passato non erano esattamente come oggi. E vi invito anche a riflettere, lo dicevo anche 3 anni fa quando ci incontrammo alla Camera, che democrazia, rappresentatività, ma meno di 100 anni fa le donne non erano assolutamente un oggetto della nostra democrazia. E se qualcuno 150 anni fa, un po' prima, avesse detto ma diamo il voto alle donne, l'avrebbero guardato con degli occhi come dice ma tu sei matto, no? E in alcuni paesi, peraltro, insomma, ad oggi considerati grandi democrazie come l'Australia, sistemi, no, sa sani e saldi, l'Australia, la Svizzera, altro che 100 anni fa. Basta andare indietro ai 60 anni. Allora, quando si parla anche di un coinvolgimento dei cittadini molto più diretto, strumenti come il sorteggio, non sgraniamo gli occhi, riflettiamo un attimo, fermiamoci a pensare a che cos'è normale, che cosa ci può non sembrare normale, ma invece magari lo è. E allora, per concludere, le assemblee dei cittadini possono appunto essere una soluzione. Le evidenze e diciamo, gli studi ci dicono che soprattutto hanno successo quando si affrontano a livello locale o nazionale tre grandi macro tematiche, che sono grandi questioni etico-valoriali che diciamo, in qualche modo impattano la società nel suo insieme, dove non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma risposte da costruire come comunità. Oppure tematiche che hanno bisogno di grandi e profonde riflessioni, anche queste di comunità, come citavo prima, riforme costituzionali delle istituzioni,
E poi le tematiche che hanno bisogno di una lungimiranza, che spesso invece è preclusa da logiche di breve termine che sono proprie di una, della politica elettorale classicamente intesa. E il clima, quindi la protezione del clima, della biodiversità, del cambiamento climatico, è ovviamente il cuore di queste tematiche, perché è la sfida del grande futuro, è una sfida in cui tutti dobbiamo essere coinvolti. Non basta evidentemente la democrazia rappresentativa, come dicevo prima, classicamente intesa, perché questi rappresentanti purtroppo da un lato sono poco rappresentanti e dall'altro sono spesso troppo prigionieri di logiche di breve periodo, appunto, che non consentono di raggiungere, no? Quindi la soluzione sono due: o meno democrazia, quindi un bel dictator alla romana, giusto appunto, che dice: guarda, ti do un anno, risolvi il problema del climate change. Chissà se funziona, ma anche se funzionasse, poi la gente in piazza chi la tiene? L'altra soluzione è più democrazia. Allora, l'Assemblea dei cittadini, nello specifico, perché possono essere la giusta soluzione nell'alveo della più democrazia? Perché consentono la rappresentatività e consentono anche un processo che arrivi a delle decisioni, a delle deliberazioni, a delle proposte, a delle soluzioni informate, un processo informato, quindi calibrate, pensate, ragionate. Detto questo, niente vieta poi di cercare di andare a coinvolgere ancor più popolazione. Mi spiego meglio: le proposte che escono fuori da un'assemblea, che è pur sempre un campione rappresentativo, ovviamente non è la totalità delle persone, della società, possono per esempio andare a referendum, magari con degli accorgimenti, tipo far spiegare le proposte uscite dall'assemblea dai cittadini che dell'assemblea hanno fatto parte, perché se invece le lasciamo spiegare così, non sappiamo bene a chi, le diamo in pasto ai mass media o quant'altro, l'esito abbiamo visto che non è proprio dei migliori e non ha molto senso. Quindi, arrivando alla proposta di legge, Lorenzo ha già fatto un quadro piuttosto esaustivo, noi ci siamo, diciamo, limitati a ricalcare quelle che sono le strutture, delle assemblee dei cittadini che si sono tenute, soprattutto a livello nazionale, ovviamente, ma anche locale negli altri paesi. Non abbiamo inventato niente di nuovo. La parte finale chiede che la prima assemblea sia un'assemblea su queste grandi tematiche, quindi contrasto al cambiamento climatico, protezione del clima, della biodiversità, ricerca di fonti energetiche alternative, un po' sullo stile della Convention citoyenne pour le climat francese del 1920, che senz'altro è la più grande assemblea dei cittadini a livello nazionale su queste tematiche mai realizzate fino ad ora. Ci tengo anche a dire che l'Italia, o come diceva Lorenzo, è in ritardo, con questa legge. Qualora passasse, invece faremmo in un sol momento uno scatto, diciamo, raggiungendo un primato, che è quello di essere il primo Stato a istituire con legge a livello nazionale questo strumento, questo istituto, l'Assemblea dei cittadini, cosa che appunto al momento ancora non è stata fatta altrove. Io mi fermerei qui. Grazie mille. Grazie Samuele Nannoni, soprattutto per aver messo in luce quello che è un aspetto chiave del motivo per cui siamo qui oggi, cioè l'importanza delle assemblee dei cittadini come rimedio alla crisi della democrazia elettiva. E questa è una dimostrazione, Samuele ha citato diversi casi, ma sono davvero tanti. Per andare nel concreto, ad esempio in Irlanda un diritto civile come l'aborto o come anche i matrimoni omosessuali è stato possibile grazie ad assemblee dei cittadini, cioè cose che la politica elettorale non era riuscita a fare perché proprio inquinata da un clima di campagna elettorale permanente, è stato possibile realizzare quelle riforme attraverso le assemblee dei cittadini estratti a sorte e informati per decidere. E noi oggi chiediamo che questo avvenga sulle questioni climatiche, un po' come è stato fatto in Francia con l'esperienza che citava Samuele. Quindi anche grandi questioni come la conversione della nostra politica energetica verso le rinnovabili, in quali tempi, sono questioni che dovrebbero essere accompagnate da un dibattito pubblico e da un'assemblea dei cittadini anche per evitare
problemi sociali e quindi, per esempio, che non si tenga conto nella transizione energetica di quelle che sono le esigenze e le urgenze dei cittadini e magari delle fasce più deboli. Ecco, questo è il senso delle assemblee dei cittadini sul clima che sempre di più stanno prendendo piede a livello globale. Chiedo anche un aiuto al professor Stefano Soggiu nell'andare a delineare quelle che sono le esperienze di assemblee dei cittadini anche a livello locale che si stanno moltiplicando. Grazie, grazie Lorenzo. Io mi limiterò diciamo ad alcune puntualizzazioni perché Samuele vi ha offerto già un ampio panorama diciamo delle assemblee, di cosa sono, di che cosa possono fare per il nostro paese, di come possono migliorare la democrazia. Allora, il primo punto potrebbe essere questo. Proviamo a usare una metafora. Una democrazia è anche un ecosistema, una specie di ecosistema, no? Che si fa e si disfa in continuazione. E quindi c'è proprio un continuum del cambiamento dentro questo ecosistema. Questo ecosistema non cambia in Italia da troppo tempo. È un ecosistema nel quale prevale una unica specie democratica, che è la specie della democrazia del voto, che piano piano è diventata sempre più una democrazia avversariale nel senso che chi la pratica si è specializzato sempre di più nello sconfiggere l'altra parte per ottenere il potere di fare quello che riteneva opportuno fare. Ed è una un'elevata specializzazione quella che è stata ottenuta, però nel fare questo si è perso un elemento essenziale dell'ecosistema democratico, che è quello della discussione e della prevalenza dell'argomento migliore. L'attiva è esattamente questo: deliberazione. Mentre l'altra democrazia è democrazia del voto, della divisione. Guardate per esempio come sono costruiti i parlamenti. Guardate il parlamento più antico che abbiamo in Europa. Sono due bancate opposte l'una all'altra. Oggi è molto difficile vedere nei nostri consigli comunali, nei nostri parlamenti, un predeterminato. Siccome abbiamo anche adottato nel frattempo tutta una serie di accorgimenti maggioritari nelle nostre democrazie, tutto si gioca prima. A me è capitato, per esempio, di assistere a discussioni prima di consigli comunali in cui, per così dire, la discussione era diventata una pantomima in sostanza, perché la maggioranza si era riunita prima, aveva deciso come sarebbe andata a finire, è andata a finire esattamente così. Da qui tutti i fenomeni deteriori di appunto. Come di pianismo, per così dire, no? Cioè si sa soltanto quello che si deve andare a votare e non si discute più. Questo dai livelli, come dire, della democrazia di base fino a quello del Parlamento. Allora, la specie equilibratrice che manca è quella della democrazia deliberativa, cioè la democrazia dove dovrebbe prevalere l'argomento migliore. E in realtà questo avviene. Avviene perché gli studi ci dicono che una percentuale molto elevata, come significativa, di persone che entrano con una certa opinione dentro un'assemblea di cittadini, poi ne esce molto spesso con un'opinione diversa, e che questo cambiamento deriva dalla discussione informata che c'è stata nell'assemblea. Quindi questo è un fattore molto positivo che aiuta, un po', da una parte a ridurre questo elemento di oligarchizzazione della nostra democrazia, che porta anche a un certo poi all'astensionismo, e aggiungere diversità attraverso l'estrazione a sorte. E tra l'altro una cosa da aggiungere sicuramente c'è che l'estrazione a sorte è un metodo costituzionalmente appropriato, perché l'articolo 1 e l'articolo 3 della Costituzione sembra che siano davvero
la fonte ispiratrice delle assemblee, perché parliamo di uguaglianza, perché parliamo di rimozione degli ostacoli alla piena partecipazione, no? Quando noi apriamo a tutti, noi otteniamo una democrazia biased, si dice, cioè una democrazia che è tutta spostata verso chi ha risorse. E invece quando estraiamo a sorte, noi ritorniamo ad avere una certa diversità all'interno dei luoghi in cui si prendono delle decisioni. E quindi, diciamo, dal punto di vista dell'eguaglianza, dal punto di vista riduzione, quindi dello stimolo alla partecipazione, e anche dal punto di vista dell'imparzialità che deve avere la pubblica amministrazione, queste forme democratiche sono molto opportune, sono molto appropriate. Pensate, non so, a un governo locale, eccetera, che apre un bando, oppure che apre un'opportunità a tutti, anche in quel caso, diciamo, riceverà soprattutto come dire, adesioni di chi ha molte risorse, ma se vuole essere imparziale deve trovare un modo per coinvolgere tutti, per avere le voci di tutti. Da qui il metodo della estrazione a sorte, che aiuta a riequilibrare questa cosa che dicevamo. E naturalmente però, siccome la democrazia del voto, la democrazia avversariale è stata la specie dominante, è quella che ha ottenuto anche maggiori finanziamenti, maggiore attenzione, no? A volte diciamo, parliamo, abbiamo parlato tanto in questi anni di finanziamento dei partiti, la democrazia deliberativa non è finanziata in Italia, quasi per niente, a livello statale sicuramente per niente. È stato fatto qualcosa negli anni a livello locale con i fondi strutturali. Sapete che i fondi strutturali si programmano, diciamo, in maniera partecipativa, si dice, però se andassimo ad analizzare davvero chi partecipa alla programmazione dei fondi strutturali, noi ritroveremo sempre i cosiddetti usual suspects o soliti noti. Molto poco i cittadini e le cittadine, diciamo, tra virgolette, comuni. E quindi questa democrazia deve essere finanziata, e nella legge è previsto che questa democrazia venga anche finanziata per avere pari dignità. Deve trovare canali sia di carattere, istituzionale, e sia dei finanziamenti anche per mantenere questo forte carattere di autonomia che ha anche da parte di fondazioni, da parte di istituzioni private che la supportino, come succede in tutti i paesi d'Europa, in Germania, in Francia, nel Regno Unito, negli Stati Uniti. Esistono fondazioni che finanziano ricerca e pratica della democrazia deliberativa, in particolare con estrazione a sorte, perché questa sta davvero prendendo il sopravvento, come sottolinea anche l'OCSE. E poi alcune innovazioni molto forti che può portare questa nuova forma. Innanzitutto uno status dei cittadini e delle cittadine sorteggiate, con diritti e doveri. Quindi cerchiamo di istituzionalizzare anche questo. Noi abbiamo già la figura dei giudici popolari di corte d'assise, che un po' sono inquadrati. Ecco, potrebbe essere una cosa simile. Naturalmente potrebbero nascere degli elenchi, potrebbero essere corrisposti a questi cittadini e a queste cittadine degli oboli, come in fondo avveniva già nell'antica Grecia. Alla conferenza sul futuro dell'Europa ogni cittadino aveva un riconoscimento di 70 euro lordi a giornata, più tutte le spese riconosciute, per esempio. Poi giuridicamente forse dovrebbero essere anche meglio definita la natura nella gerarchia delle fonti delle raccomandazioni delle assemblee di cittadini. Noi sappiamo che sono autorevoli perché nascono da una regolamentazione specifica che può contenere anche maggioranze, diciamo, speculari, nel senso che i consigli o i parlamenti si possono discostare, per esempio, con la stessa maggioranza con cui si è espressa un'assemblea. Però questo è un passo in avanti da fare, certamente, per definire un po' meglio cosa sono e che valore giuridico hanno le raccomandazioni dei cittadini. E poi ancora un'altra innovazione, che magari potrebbe essere inserita anche nel percorso parlamentare, è quella di una sperimentazione
nei comuni commissariati, comuni commissariati oppure i comuni anche monolista, nei quali appunto non c'è competizione elettorale. Beh, a quel punto la democrazia ha una gamba in meno. Ecco, un recupero della rappresentatività delle comunità potrebbe avvenire creando assemblee di cittadini ovunque, per esempio, il comune sia commissariato oppure si sia presentata soltanto una lista, e quindi si senta il bisogno anche del confronto per chi lo sente, naturalmente, perché dal punto di vista formale non ci sono problemi, proprio dal punto di vista sostanziale. In Italia, dicevamo, a livello nazionale non abbiamo niente. C'è stato in Toscana, diciamo nel periodo 2008-2013, con finanziamento della legge sulla partecipazione regionale, qualche esperimento con estrazione a sorte. A livello locale, diciamo, non abbiamo niente di particolare. Non abbiamo costruito niente di particolare, sta nascendo qualcosa adesso. Per chiudere, volevo soltanto segnalarvi una piccolissima esperienza, che è l'unica al momento che sto seguendo personalmente, di un micro comune della mia isola, della Sardegna, vicino alla mia città, vicino a Sassari. Il comune di Bulzi, 400 abitanti. Attraverso una spinta della Proloco, quindi anche qua il mondo del terzo settore, del non profit, si fa motore e spinge in quella direzione, ha chiesto, nel periodo in cui appunto la pandemia e tanti altri problemi di questi piccoli comuni diciamo richiedevano un ricorso alla comunità, di far nascere un'assemblea di cittadini, che poi è nata. Sono stati estratti a sorte, se non ricordo male, 14 cittadini e cittadine, che stanno lavorando per elaborare delle raccomandazioni su come rilanciare un piccolo comune, uno di quelli che oggi chiamiamo borghi, no? A cui vengono attribuiti nel PNRR, per esempio. Ecco, se fosse stata forse un'assemblea di cittadini a decidere, non avremmo avuto probabilmente 20 milioni di euro assegnati a un unico borgo per regione, cioè 21 borghi, chiamiamoli così, hanno vinto la lotteria da poco, e ciascuno di essi ha 20 milioni di euro da spendere, il più delle volte in realtà che hanno qualche centinaio di abitanti. Io sono quasi certo, faccio appello al buon senso comune, che se una politica del genere fosse stata decisa da un'assemblea di cittadini appartenenti ai borghi, a piccoli comuni, ma non solo, io credo che la distribuzione sarebbe stata molto più omogenea, e non avremmo avuto un unico borgo per regione finanziato con 20 milioni di euro, innescando tra l'altro una competizione selvaggia fra questi borghi, che è stata se segnalata anche anche dalle istituzioni e da alcuni partiti, diciamo, che hanno poi sottolineato questo. Quindi le assemblee ci aiutano anche in questa direzione, cioè a distribuire meglio fondi importanti, come quelli del PNRR, come i fondi strutturali, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie Stefano per averci raccontato anche dei casi.